GF VIP 7, una ex vippone contro Edoardo Donnamaria, intrattabile, una delusione. Fra i concorrenti più discussi di questa settima edizione del GF VIP per il caso Marco Bellavia. Di recente Charlie Gnocchi ha rilasciato un'interessante intervista a Superguida TV in merito alla sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini. Lo speaker radiofonico nel corso dell'intervista ha spiegato i motivi per cui ha deciso di partecipare al GF VIP. Il vippone più stratega secondo Gnocchi. Ecco chi vorrebbe che vincesse la settima edizione del GF VIP. Le dinamiche create da Charlie Gnocchi. Charlie ha confessato con chi avrebbe voluto giocarsi la finale del GF VIP. Chi invece ha apprezzato? Rifarebbe il GF VIP Charlie Gnocchi? C'è un altro reality a cui vorrebbe partecipare, ovvero l'Isola dei Famosi. Un pensiero a Maurizio Costanzo. Costanzo è stato pazzesco, sempre gentile, con una carica ironica e sarcastica pazzesca. Dobbiamo molto a persone come Maurizio e Renzo perché hanno inventato i generi. Il momento più difficile della sua carriera o della sua carriera è quello che invece ricorda come il più bello. Scurrapu de che mai tozzi ciauca musica apu scurrapu și pentru el e de bun simț să ridic ștacheta liric vorbind să ajungă la ea doar NASA cu racheta s-o admire nave spațiale de pe Andromeda ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta aia de când mă știu textul-i plin de dude tu mere tarde printre tale aculte încerc flow-uri sute la show-uri uite cum rup capete lumea de din capuri rupte tobele bat cu inima deodată nu le opresc că nu s-a atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul